Cari amici programmatori, bentornati sul canale Crypto. Oggi riprendiamo il discorso legato ai design pattern e ne vedremo uno in particolare che è l'observer, un pattern strutturale molto importante. Partiamo proprio dalla definizione e dalle sue caratteristiche. Allora, l'observer pattern è intuitivamente utilizzato come base architetturale di molti sistemi di gestione di eventi. Poi capiremo il perché viene usato per la gestione degli eventi. Molti paradigmi di programmazione legati agli eventi, utilizzati anche quando ancora non era diffusa la programmazione ad oggetti, sono riconducibili a questo pattern. Perché, diciamo, è un pattern adatto a sistemi di gestione di eventi? Perché è un pattern che praticamente funziona in questo modo. Il pattern si basa su uno o più oggetti, chiamati osservatori. Questi osservatori vengono registrati per gestire un evento che potrebbe essere generato dall'oggetto osservato, che nel nostro caso chiameremo soggetto, che può essere però appunto chiamato soggetto. Quindi, quando il soggetto cambia il suo stato, ad esempio cambia il valore di un attributo, questo evento, il cambio del valore dell'attributo del soggetto, significa generare un evento, cioè si è generato un evento, è cambiato lo stato del soggetto, perché è cambiato il valore di un suo attributo. Quindi questo evento viene intercettato da tutti gli osservatori, da tutti gli observer che rispondono a questo evento. Quindi nel momento in cui il soggetto cambia lo stato, gli observer che lo osservavano, osservatori, reagiscono al cambiamento dello stato facendo qualcosa. Il programmatore ovviamente cosa deve fare andando a implementare il pattern? Deve andare a specificare quando gli observer devono reagire, quindi a quali attributi è associato il cambio, la generazione dell'evento, e come gli observer devono rispondere. Quindi cosa gli observer devono fare nel momento in cui si generano questi eventi. Quindi capite che, per come lo abbiamo descritto, è un pattern molto, che è stato molto utilizzato e che viene attualmente ancora molto utilizzato nei sistemi di gestione di eventi, proprio perché, ripeto, c'è questo discorso di soggetto-osservatori. Cambia lo stato del soggetto, gli osservatori se ne accorgono e reagiscono. Questo cosa significa dal punto di vista della programmazione? Significa che cambia il valore di un attributo, di un oggetto, allora più oggetti osservatori faranno un qualcosa, verrà richiamato un metodo, magari stamperanno è stato osservato il cambiamento dello stato, ma per dirla così, diciamo, ora andremo a vedere nel dettaglio come si implementa l'observer. Anzi, fatemi iniziare ad aprire l'ambiente di sviluppo, così potremo implementare un esempio di observer. Nel frattempo che si avvia Eclipse, riprendiamo la nostra pagina. Allora, oltre all'observer esiste il Concrete Observer, che si differenzia dal primo perché implementa direttamente le azioni da compiere in risposta ad un messaggio. Riepilogando, il primo è una classe astratta, il secondo no. Cioè, come si ragiona? L'observer è una classe astratta all'interno della quale vengono definiti dei metodi che possono essere anche astratti. I concrete observer invece sono classi concrete che estendono la classe astratta.
vi ricordate, quando abbiamo parlato nel video delle classi astratte, abbiamo detto proprio che le classi astratte nascono per essere estese. Quindi nelle classi concrete, nei concrete observer, verranno implementate direttamente le azioni da compiere per rispondere ad un messaggio. Il messaggio per messaggio viene chiamato messaggio il cambiamento dello stato del soggetto. Quindi vedete, ragazzi, già un po' di terminologia. Observer, concrete observer, soggetto, messaggio. Mi raccomando, non perdetevi, soprattutto perché ora andremo a vedere un esempio di observer. Vediamo. Avviato il nostro ambiente, ok, mi crea un nuovo progetto e lo chiamo ok, già project, non avevamo esempio strategy, ho chiamato questo, quindi esempio observer, chiamo quest'altro progetto, creo il package crypto.esempio observer, dove ci andremo a mettere tutte le classi che faranno parte del nostro esempio. Allora, vediamo un esempio di applicazione di questo pattern. Ci sono diverse classi, vedete, questo è un diagramma delle classi, vi ricordo, devo fare, avete ragione, una lezione sull'UML per chiarire tutti i dettagli sul diagramma delle classi. Ne abbiamo visti già, io li do per già conosciuti perché ci troviamo nella seconda parte del canale, quindi mi immagino che chi segua i video su Design Pattern già conosca un po' di UML, però ovviamente per dare la possibilità anche agli altri di poter seguire queste lezioni preparerò una lezione sull'UML e cercherò di fare nello specifico proprio questo tipo di diagramma, quindi il diagramma delle classi. Ok, vediamo di capire cosa è raffigurato in questo diagramma. Allora abbiamo diversi rettangoli, vedete, ogni rettangolo rappresenta una classe, abbiamo quello che abbiamo chiamato soggetto, vedete? Subject, e questo soggetto al suo interno ha una lista di oggetti USA, perché la relazione di tipo uses USA una lista di oggetti di tipo observer, quindi associati all'oggetto associati alla classe subject ci sono n osservatori e ci ritroviamo con quello che abbiamo detto prima. Perché? Perché il soggetto e gli osservatori in qualche modo sono legati. Poi vedete, c'è questa variabile intera che si chiama state, proprio, e rappresenta lo stato del soggetto. Cosa mi immagino? Mi immagino che questa variabile sarà quella che quando cambia di valore fa scattare l'evento. Quindi qual è il messaggio? È cambiato il valore di questa variabile state. Nel momento in cui cambia il valore di questa variabile, saranno tutti gli osservatori che saranno registrati, quindi che faranno parte di questa lista, reagiranno. Quindi dobbiamo capire in che modo, che significa dire reagiscono, reagiranno. Quindi questo lo capiremo ancora meglio quando andremo a vedere l'implementazione. Poi vedete, c'è questa classe astratta che è l'observer. Abbiamo detto che l'observer è una classe astratta. Queste tre classi qui sotto, Binary Observer, Octal Observer, Hexa Observer, cosa sono? Sono quelli che abbiamo definito come Concrete Observer, cioè sono le classi concrete che vanno a estendere la classe astratta, nelle quali viene effettuato l'override del metodo update. Update farà proprio qualcosa, quindi proprio un update. Update sta per aggiornamento, quindi aggiorna, cambia lo stato, quando ricevi un messaggio aggiorna. Ovviamente Binary Observer aggiornerà in un certo modo, farà un certo tipo di aggiornamento, Octal Observer farà un altro tipo di aggiornamento, Hexa Observer farà un terzo tipo di aggiornamento.
Da come lo capisco, inoltre, che Observer è una classe astratta dallo stereotipo. Vedete, non vi dimenticate mai, quando vedete questo stereotipo, così come per Interface, che sta a indicare un'interfaccia, qui stiamo dicendo che Observer è una classe astratta. E poi tutto questo viene richiamato all'interno di un main, quindi c'è una classe di osservazione, Observer Pattern Demo, all'interno del quale c'è un main dove ask viene richiamato questa porzione di codice, questa mini applicazione. Va bene, io direi, prima cosa, creiamoci subito l'Observer Pattern Demo con il nostro main, quindi la nostra classe di esecuzione. Quindi Observer Pattern Demo con il nostro main. Ok, e ora piano piano andiamo a vedere quello che è come si implementa quello che è raffigurato nel rettangolo più grande. Allora, step 1. Definiamo il soggetto, quindi la classe subject.java, la andiamo a creare, quindi new class subject.java. Allora, solamente guardando l'UML dovreste dirmi cosa troviamo all'interno di questa classe. Troviamo un attributo privato, meno, di tipo lista di oggetti observer, che si chiama observers, e poi un attributo privato di tipo int di nome state. Eccoli qua, 1 e 2 li vado a prendere e li vado a ricopiare. Quindi abbiamo letto l'UML, sappiamo che ovviamente ora non troverà la classe Observer, tra poco andremo a correggere questo errore. Quindi abbiamo due attributi privati e quattro metodi pubblici: getState, setState, attach e notify all observers. Allora, getState e setState dovrebbero essere i metodi accessori, anzi non dovrebbero essere, sono i metodi accessori del nostro attributo state. Poi c'è il metodo attach notify all observer. Allora iniziamo a ragionare. Secondo me, per capire meglio, dovremmo andare prima a creare le nostre classi observer e concrete observer. Però cerchiamo di ragionare sulla classe soggetto. Allora, senza sapere neanche come è fatto il resto dell'applicazione. Allora, guardate il codice. Che succede? Nel momento in cui io richiamo setState, vedete, io vado a settare il valore di questa variabile. Nel momento in cui vado a settare il valore di quella variabile, oltre a settare per l'appunto il valore, il nuovo valore a quella variabile, viene richiamato un metodo che è notifyAllObserver. Quindi nel momento in cui tu cambi il valore di state, notify, quindi manda un messaggio a tutti gli observers. Quindi viene richiamato questo metodo qui. Che succede? Per ogni oggetto che fa parte di questa lista, richiama il metodo update. Ok, logicamente mi ritrovo. Cioè, logicamente, quello che abbiamo detto prima, ce lo ritroviamo a livello di codice. Quando io cambio il valore del mio stato, allora notifica a tutti gli observer che questo è successo e fai ogni observer farà un aggiornamento. In base al tipo di observer, nella lista ci sarà un certo tipo di aggiornamento che sarà fatto.
A touch a cosa serve? Beh, leggendo il codice vedo che prende come parametro di ingresso un oggetto di tipo observer e lo aggiunge alla lista, quindi questo attach è un metodo che serve solo, non solo, cioè è un metodo che serve per aggiungere un osservatore alla lista. Ok, quindi prendiamoci il nostro, la nostra istruzione e la mettiamo qui. Abbiamo capito il perché c'è questa istruzione nel set state e prendiamoci anche il metodo notify all observer. Ovviamente ora vi ripeto, non troverà la classe observer, non vi preoccupate, tra poco lo andiamo a implementare. Vediamo se ci fa formattare, non lo so perché non compila, vabbè, formattiamo dopo. E poi attach abbiamo detto che è un metodo che serve per aggiungere un osservatore alla lista. Ok, quindi il soggetto, a meno degli errori che dobbiamo andare a correggere, lo abbiamo definito. Questo è il soggetto a cui è associata una lista di osservatori. Step 2, andare a definire la classe Observer, che rappresenta l'Observer, quindi una classe che si chiamerà proprio Observer, quindi new class Observer. Andiamo nell'UML. Allora, questa classe contiene, guardando l'UML, non ho ancora il codice, un attributo di tipo subject, di nome subject, un metodo void pubblico che si chiama update. Vediamo se è così. Sì, ovviamente il metodo update, non ovviamente, il metodo update, stasera mi vengono molti ovviamente, non so perché. La classe è astratta, quindi contiene un metodo, almeno un metodo astratto. Quale? L'update. E come facciamo a sapere come si comporta questo metodo update? Dobbiamo andare a estendere questa classe astratta, ed è proprio quello che fanno le classi Binary Observer, Octal Observer e Hexa Observer, che sono le classi che sono i Concrete Observer che ritroviamo nello step 3. Quindi ci andiamo a definire prima di tutto la nostra classe Binary Observer. Poi c'è Octal Observer, quindi new class Octal Observer, e poi c'è la classe Hexa Observer, quindi tre tipi di concrete observer diversi. Queste tre classi, quindi sia binary, estendono observer. Vuoi estendere observer? Sì, allora devi fare l'override del metodo update, se vuoi essere una classe concreta, sia per binary, sia per hexa. E sia per Octal. Observer. Ok. Abbiamo definito le nostre tre
Concrete Observer, vediamo cosa contengono. Allora, leggendo 2ml, vedo che contengono un attributo pubblico di tipo subject, di nome subject. Vediamo se è così. Sì, perché lo ereditano dalla classe astratta. Ricordiamo, noi stiamo estendendo Observer, quindi ereditiamo questo attributo che qui io ho definito pubblico protetto, quindi lo ereditiamo all'interno di Binary Observer, ereditiamo subject, quindi è per questo che me lo ritrovo anche all'interno del diagramma delle classi, e poi abbiamo l'override del metodo update, oltre ad avere il costruttore della classe Binary Observer. Allora, il costruttore della classe Binary Observer, andiamo nella classe Binary Observer, riceve come parametro di ingresso un oggetto di tipo subject, vediamo se riusciamo a correggere gli errori. Observer, mi sembra che non ci siano. Non ho chiuso qualche parentesi. Salviamo. Ok, vediamo se adesso. Ok. Allora, eravamo nella classe Binary Observer. Allora, che succede nel momento in cui viene creato un Binary Observer? Viene settato il soggetto, quindi qual è il soggetto che questo Observer deve osservare? È questo. E a questo stesso soggetto attach, quindi aggiungigli this, cioè un'istanza di Binary Observer. Quindi nel momento in cui io creo un oggetto di tipo Binary Observer, dico mi aggancio il Binary Observer al subject. In che modo mi aggancio? Aggiungo una istanza di Binary Observer alla lista di quell'oggetto, di quel soggetto, e mi metto e inizio a osservarlo. Quando scatta l'evento, quando riceve il messaggio, l'Observer reagisce facendo cosa? Richiamando il metodo update. Quindi riandiamo nel subject, cambia lo stato, richiamo il notify all observer, per ogni observer che fa parte della lista richiama il metodo update. Quindi cosa farà Binary Observer? Vediamo cosa fa. Risponderà stampando a video questo messaggio: binary string subject.getString. Quindi prenderà l'intero, lo convertirà in una binary string, una stringa binaria, e dirà questo numero sotto forma di stringa binaria ha questo valore. Quindi iniziamo a capire anche il senso dell'esercizio. Perché octal ed hexa cosa faranno? Già inizio a capire octal ed hexa cosa potrebbero fare. Octal dovrebbe ragionare nello stesso modo, cioè se vado in octal dico quando creo un oggetto di tipo octal observer agganciati al subject, ed ogni volta che tu crei un oggetto di tipo octal observer aggiungilo alla lista degli osservatori di quel soggetto. Poi quando ricevi un messaggio octal
Rispondi in questo modo, come? Stampando questo messaggio. Quindi System.out, una stringa ottale, con il valore ottale del numero intero. Hexa farà sicuramente qualcosa di simile, quindi stesso ragionamento, quando crea un oggetto di tipo hexa, agganciati al subject e aggiungi un'istanza di hexa observer alla lista di degli observer che osservano quel soggetto. Quando ricevi un messaggio, rispondi stampando a video stringa in formato esadecimale. Quindi, che succede? Ora che abbiamo implementato tutte le classi, che succede nel momento in cui cambia il valore della variabile state di questo soggetto? Succede che in ascolto ci sono, facciamo l'ipotesi, un binary observer, un hexa observer, un octal observer. Sono in ascolto. Cambia la variabile state. Nel momento in cui cambia la variabile state e io gli assegno come valore ad esempio 100, viene richiamato notify all observer, che per ogni elemento che fa parte della lista richiama il metodo update. Ma cosa fanno questi metodi update? Vanno a stamparmi in console il valore binario, ottale ed esadecimale della nuova stringa, del nuovo valore che ho dato alla variabile state del soggetto. E questo ce lo dovremmo ritrovare proprio nel main. Quindi se io vado nel main, prendiamoci questa porzione di codice e commentiamola insieme per chiudere il ragionamento. Quindi definisco un oggetto di tipo subject. Poi faccio new hexa observer passandogli subject. Che succede? Succede che un'istanza di ExaObserver viene aggiunta alla lista di osservatori di Subject. Poi faccio New OctalObserver e gli passo come oggetto sempre Subject. Cosa succede? Che un'istanza di OctalObserver viene aggiunta alla lista di osservatori di Subject. E faccio la stessa cosa con BinaryObserver. Quindi qui mi ritrovo ad avere tre osservatori per subject di tipo binary, hexa e octal observer. Poi, nel momento in cui io faccio subject.setState e gli passo 15, cosa vi aspettate voi di vedere in console? Cambia il valore dello stato, notify a tutti gli observer che fanno parte della lista, quindi mi aspetto di vedere in console il valore binario, ottale ed esadecimale di 15. Poi di nuovo cambio il valore dello stato a 10, di nuovo valore binario, esadecimale ed ottale del valore 10. Vediamo se è proprio così. Run as Java application. Ecco qui, vedete? 15, esadecimale F, ottale 1,7, binario 1,1,1,1, set state a 10, esadecimale A, ottale 1,2, binario 1,0,1,0. Quindi ragazzi, capite perché questo pattern viene utilizzato nei sistemi di gestione degli eventi? Perché è adatto, è stato pensato, è un modello, essendo un design pattern, strutturale, quella cosa che non ho detto all'inizio, strutturale, quindi noi siamo andati a definire la struttura delle nostre classi e eventualmente interfacce, se ce ne fossero state, in maniera tale che
abbiamo avuto un comportamento di questo tipo, cioè gestione degli eventi. Ok ragazzi, io direi che per quanto riguarda il Pattern Observer abbiamo detto tutto. Ci rivediamo nel prossimo video con un nuovo design pattern. Vedrò se farne uno comportamentale o uno architetturale, uno strutturale. Vorrei farne, almeno ne ho fatti due creazionali, che sono il Singleton e il Factory. Potrei fare l'abstract factory, però ve lo lascio, visto che una volta che avete capito il factory potete andare da soli a indagare sull'abstract factory. Vorrei farne due di tipo comportamentale, due di tipo strutturale e due di tipo architetturale. Architetturale abbiamo visto il DAO, dovremmo vedere, forse, non dico quasi per forza, ma sarà necessario vedere l'MVC, Model View Controller, perché ci aprirà le porte alla programmazione web. Penso di fare il decorator per quanto riguarda i pattern strutturali e poi dovrò sceglierne uno di quelli comportamentali. Vi faccio rivedere solamente la lista di tutti i design pattern, la trovate su Wikipedia, quindi qui vedete quanti ce ne sono strutturali e quanti ce ne sono comportamentali. Noi abbiamo fatto lo strategy, eccolo qua. Vabbè ragazzi, sceglierò con calma nei prossimi giorni. Nel frattempo vi ringrazio di avermi seguito ancora una volta, ci rivediamo nel prossimo video, un saluto a tutti.